take up and down like this no more, babe. Robur riparte la scalata. Il Siena, dopo 15 giorni di inattività, supera per 1-0 il Prato nel derby dell'Artemio Franchi e scavalca il Pisa al secondo posto in classifica. Girone d'andata che è terminato, Siena però con due partite in meno, il primo recupero domani alle ore 14.30 a Cuneo, stadio Fratelli Paschiero. I bianconeri subito di scena per rosicchiare qualche punto al Livorno, ieri stoppato per 2-2 in casa dal Piacenza. Attualmente Robur a meno 10 dalla vetta, ma Robur che si è impossessata nuovamente della piazza alle spalle dei labronici che guidano la classifica. Buonasera e benvenuti su Calcio Spettacolo, ultima puntata del 2017, vi terremo compagnia naturalmente anche nell'anno nuovo, ci faremo gli auguri per questa ultima puntata dell'anno, tanti argomenti li condenseremo tutti fra Prato e Cuneo e quant'altro, trasmissione che è aperta naturalmente anche ai nostri amici da casa, alle vostre opinioni, ai vostri spunti, e come di consueto Lucrezia Polidori non può mancare. Ciao Giulio, ciao ai nostri amici da casa, vi ricordo il nostro numero di telefono 339 1520 060 e la nostra pagina Facebook Radio Siena TV. Scriveteci numerosi, gli ospiti di questa sera, li ringrazio, Roberto Benincasa. Buonasera a tutti. Andrea Sordi. Buonasera. E poi Roberto Rosa, ovviamente galvanizzato per il successo naturalmente della Robur e per quello del Costone. Ah, vabbè, questo. Giusto menzionare anche il Costone. È stato un fine settimana molto positivo. Molto positivo. Roberto Benincasa, comincio da te, è arrivata la vittoria, solo 1-0 di misura, però la Robur è stata nettamente superiore al Prato, il campo lo ha dichiarato al di là poi del punteggio finale, c'era anche curiosità, era un banco di prova importante nel vedere come i bianconeri avrebbero reagito dopo 15 giorni di stop forzato. Sì, il Siena ha profuso energia dall'inizio in un campo veramente pesante, ma comunque si è retto e ha giocato, e la cosa importante è che ha cercato di giocare dall'inizio fino a quando poi le energie non l'hanno abbandonato, palla a terra, il che è significativo su quello che sono gli aspetti tattici e su quel credo che l'allenatore ha ormai inculcato in testa ai ragazzi per poter portare avanti un campionato veramente d'alto livello. Andrea, Roberto faceva riferimento al campo, in effetti il terreno l'Artemio Franchi era imbevuto di acqua, in alcune zone si notava in particolare, su un terreno di gioco in condizioni ottimali o comunque buone, molto probabilmente il Siena, il Prato l'avrebbe preso a pallonate, insomma si vedeva. Mi sembra la differenza fosse veramente abissale tra le due squadre in campo, il campo purtroppo le condizioni erano quelle che erano, neve, acqua, tempesta, quanto si pare, però un Siena brillantissimo, perché non ci dimentichiamo, una bellissima traversa colpita da Gerli. Sì, breve vediamo le immagini. E un gol annullato che sembra sia stato molto invece regolare, quindi una partita che il Siena ha largamente dominato, cioè veramente ha dato dimostrazione di grande forza. Roberto, coinvolgo anche la tua anima un po' da dirigente, perché abbiamo parlato del terreno di gioco in brutte condizioni, in molti in questi giorni hanno fatto il raffronto, il paragone con il campo curato da Olinto Giglioli, che purtroppo non è più fra noi ai tempi della Serie A. Naturalmente Olinto aveva i suoi segreti, però bisogna anche sottolineare come per la manutenzione di un terreno di gioco in Serie A si investano circa, si stanziano nel budget circa 300.000 euro. Chiaro che togliendo 300.000 euro ad un club di Serie C, poi per fare la squadra per la gestione rimarrebbe ben poco. È anche comprensibile che magari il campo non risponda attivamente, sì, in caso di pioggia. La gestione del campo costi un po' meno rispetto ai 300.000 euro che comunque sono ipotizzabili per una struttura da Serie A. Comunque il nostro campo non ha mai avuto assolutamente nulla da invidiare a campi molto più blasonati, molto più altisonanti come nome. Venendo alla partita, a me quello che mi è piaciuto soprattutto è l'atteggiamento che ha avuto la squadra. La squadra sin dal primo minuto si è saputa proporre con grande concentrazione. I ragazzi di Mignani sono scesi sul terreno di gioco convinti di far bene, convinti di dover vincere a tutti i costi, e talvolta non c'è cosa più pericolosa che dover vincere a tutti i costi. Questi testa coda poi sono sempre pericolosi. E poi i testa coda sono sempre quelli più pericolosi, perché insomma il Prato ha cercato soprattutto di contenere più che di offendere, pochissime volte lo si è visto superare la metà campo, perlomeno fino a gran parte anche della ripresa.
Poi te parlavi di stanchezza e questo è un argomento che potremmo anche analizzare in maniera un pochino più approfondita. Siamo stati molti a dire e a sostenere che mister Mignani avrebbe potuto in qualche maniera effettuare anche i cambi con più anticipo, proprio per dare e consentire a delle forze nuove da immettere in campo di poter dare più vitalità alla squadra, ma questo magari è un argomento che affrontiamo. Una vittoria importante, sono arrivati 3 punti, il fatto di aver giocato senza mai disputare una partita a distanza di 2-3 settimane, insomma, segnale abbastanza forte, è un segnale forte, sì. Rivediamoci allora la partita, gli highlights del match del Franchi. Rob Luzzena batte Prato 1-0, il video della gara e poi torniamo in onda. Campionato di Serie C, girone A, ultima giornata di andata. La Rob Luzzena riceve il fanalino di coda Prato. Luzzena che non gioca dal 26 novembre causa maltempo, il meteo però è ancora aspettato. Il campo del Franchi è un acquitrino, subito Robur. Guberti accelera, supera Marini, Guberti tocca fuori per Gerli. Gerli passa su Fantacci e Guglielmelli, subentra Neglia, diagonale strozzato, pallone largo. Dialogano Marotta e Iapichino, lo svizzero va sul fondo, Iapichino vede libero Guberti, Guberti tutto solo, tiro cross, Neglia non ci arriva, la palla si ferma su una pozzanghera a ridosso del palo. È problematico giocare a calcio in certi punti del terreno, sponda di Cianturia per Ceccarelli, tiro di Ceccarelli, alle stelle la palla non si abbassa. Il Prato manovra in uscita, Ceccarelli sbaglia un appoggio elementare, capisce tutto Vassallo, Vassallo innesca Marotta, Marotta destro chirurgico rete, 1-0 Rob Luzzena, ma il gol è annullato. Il primo assistente Mittica segnala il fuorigioco di Marotta che non gradisce la decisione, anche Neglia protesta con l'arbitro De Remigis. Il replay non chiarisce, telecamera non in linea, c'è Marzorati con il numero 19 che forse può tenere in gioco Marotta. I dubbi restano, continua ad attaccare la Robur, Martinelli allontana, arriva Sbraga che si coordina, tiro innocuo smorzato anche dal terreno intriso d'acqua. Sempre Guberti sulla sinistra, va a spingere, circondato da altri avversari, scarico su Gerli che sprigiona il destro, botta terrificante, traversa piena da oltre 30 metri, intensifica la manovra la Rob Luzzena, Iapichino al cross, Marotta anticipa il portiere a lastra ma senza pilotare il pallone verso lo specchio, era tutto regolare, fuga di Iapichino, altro cross, pasticciano Marzorati e Ceccarelli, Marotta si gira e calcia, è debole. Passiamo al secondo tempo, Sbraga, il suggerimento in verticale, Marotta in controtempo, spunta Vassallo, va a calciare, stavolta in bocca al portiere Alastra. Sempre Robur e sempre Guberti, l'ex Perugia, trova il varco per Marotta, Marotta che idea con il tacco per Vassallo, Vassallo penetra, si beve Marzorati, destro a giro, rete, 1-0 Robur Luzzena, vantaggio meritato per la squadra di Mignani, stavolta tutto regolare e secondo gol in campionato per Francesco Vassallo, molto simile a quello segnato contro il Pontedera, sontuoso il colpo di tacco di Marotta, una magia, Vassallo si inserisce a fari spenti, supera così Marzorati e batte il portiere Alastra che si allunga ma non arriva, i bianconeri possono chiudere ma Neglia su punizione calcia alta, si sveglia il Prato, punizione di Liurni, attesa, inzuccata di Orlando che si divora così il gol dell'1-1, erano andati a vuoto Marzorati e Martinelli, ancora Liurni su punizione, botta violentissima, Pane leggermente sorpreso respinge con tecnica rivedibile, poi libera Iapichino, Rob Luzzena che gestirà fino all'ultimo l'1-0 casalingo, il secondo consecutivo dopo quello sull'Arezzo, alto successo di misura quindi al Franchi, buona risposta dei bianconeri nonostante il periodo di stop e il campo che impediva di esprimere un gioco dignitoso, Rob Luzzena che piega per 1-0 il Prato ed è seconda. Ecco dunque quello che è avvenuto allo stadio Artemio Franchi, abbiamo rivisto le azioni principali della partita. Roberto Benincasa, direi però un'ottima prova della Rob Luzzena a centrocampo con Gerli, Vassallo e Cristiani, non hanno fatto respirare il Prato, hanno impostato, recuperato palloni, finalmente un reparto di mezzo che si impone. Solido, comunque c'è da sottolineare una cosa, l'arbitro ha consentito tutti gli interventi fisici. La partita doveva essere letta anche in quel modo, il Prato entrava costantemente sull'uomo e l'arbitro non ha fischiato, non ha ammonito e ha dato questo dettame alla partita, il Prato l'ha interpretata a modo suo e l'ha interpretata giustamente, noi che dovevamo impostare la partita in modo più tecnico abbiamo dovuto sopperire ad un'eccessiva foga con la tecnica e la dimostrazione è stata proprio nel risultato finale. Andrea, se c'è un difetto di questa Robur forse
che non si è riuscita a chiudere la partita contro il Prato, perché poi se Orlando segna di testa quell'1-1 su quel calcio di punizione di Liurni, la squadra non porta a casa il risultato pieno. Ad onor del vero bisogna dire come la Robur l'ultimo quarto d'ora l'abbia gestito anche molto bene. Ma il problema del Siena è sempre stato questo, di questo campionato, la difficoltà a compiere l'impresa, ovvero sia fatto il gol a mettersi tranquillo e poi fare accademia se c'è necessità. Questo è un po' il limite di questa squadra, forse dipenderà anche dal fatto che le difficoltà di muoversi di certi giocatori nell'ambito di determinate difese molto fisiche rendano le cose particolarmente complesse. Questo senza dubbio, Andrea. Lucrezia con il primo messaggio. Ieri sera abbiamo visto com'è primo il Livorno, con rigori inventati o magate degli arbitri. La corsa sul Pisa non ha senso. A oggi la corsa va fatta solo sul Livorno. Tanti auguri a tutti, Daniele. Grazie Daniele, ricambiamo naturalmente, un discorso ambizioso del nostro ascoltatore. Vediamo allora la classifica, perché Daniele ci introduce un tema che volevo affrontare nella seconda parte di trasmissione, ma parliamone immediatamente. Lucrezia, ce la leggi pure. Livorno 43, Robur Siena 33, Pisa 32, Viterbese 31, Olbia 27, Gian Erminio, Pistoiese 26, Arezzo, Monza, Carrarese, Lucchese 24, Piacenza 23, Arzachena, Alessandria, Pontedera, Propiacenza 21, Gavorrano, Cuneo 13, Prato 11. Roberto, hai una tua classifica naturalmente immancabile, come in ogni puntata di Calcio Spettacolo, e il nostro ascoltatore ci dice, insomma, Livorno favorito dagli arbitri, ieri i labronici si sono visti concedere un rigore a favore che di fatto era inesistente, perché l'attaccante Ponce ha inciampato al momento di calciare, l'arbitro ha avuto un abbaglio, il rigore è stato sbagliato, comunque 2-2 contro il Piacenza. E l'amico da casa suggerisce non di guardare il Pisa ma più avanti il Livorno, che è, attenzione, a 10 punti, però virtualmente se la Robur dovesse aggiudicarsi entrambi i recuperi i punti diventerebbero molti meno. Allora, sono completamente d'accordo su questo secondo concetto. Sull'altro, vale a dire che il Livorno è lì per grazia ricevuta, non mi trovate molto d'accordo. Il Livorno comunque è una squadra che a mio modo di vedere merita di questo piazzamento. Fino a prova contraria è la squadra che comunque ha avuto anche continuità nei risultati, purtroppo è venuta anche a Siena a fare punti. E che cosa dire? Cerchiamo di non fare l'errore che spesso facciamo, che è quello di addossare poi agli arbitri certe colpe. È vero, ci sono delle situazioni in cui gli arbitri possono anche decidere le sorti nel bene e nel male, però poi alla fine dei conti una squadra che arriva prima quasi sempre si merita di vincere il campionato. Sul concetto di puntare, di non accontentarsi di una ottima posizione, vale a dire quella che potrebbe consentirci di affrontare i playoff in maniera vantaggiosa, sono ampiamente d'accordo con il nostro telespettatore. Noi siamo alla fine di un girone di andata con due partite da recuperare, non facili sicuramente, forse quella di domani è più alla nostra portata, mentre quella con il Piacenza insomma sarà, se ne riparlerà comunque, esatto, nel 2018 anno nuovo. Noi potendo ipotizzare di fare risultato e quindi conquistare 6 punti, saremmo veramente lì a ridosso del Livorno. Ma io credo che il primo a inculcare questa teoria, questo concetto alla squadra sia proprio Mignani. Cioè noi non dobbiamo accontentarci della posizione attuale, ma dobbiamo fino all'ultimo credere, osare. Anche perché, signori, il campionato è lungo. E molte volte ci siamo ritrovati di fronte a dei cali di forma, e mi auspico che si parli di cali di forma delle altre formazioni. Comunque guardiamoci anche alle spalle, perché Pisa e Viterbese sono due compagini che comunque fanno paura e da temere. Poi dell'andamento del campionato e la classifica stessa commenteremo successivamente. Tornando sulla gara contro il Prato, Roberto, 2 gol per Vassallo, 2 gol li ha segnati anche Cristiani, 1 rete a testa per Boulevardi e per Guerri. I centrocampisti bianconeri stanno andando
al gol con buona continuità. Che segnale è questo per una squadra? Un segnale, tutta la squadra crede in quello che sta facendo, lo sta creando sia a destra, a sinistra, al centro, nei ruoli del centrocampo e nelle punte. Come vediamo i gol dei centrocampisti. L'unica cosa che può mancare è da sottolineare il gol di Neglia. Mancano questi gol che potrebbero essere serviti o serviranno per, diciamo, rimpinguare questa classifica del tutto interessante. Quindi la considerazione è che la tattica utilizzata da questa squadra è una tattica giusta e soprattutto i giocatori nei singoli elementi credono nel concetto di collettività che il mister gli ha impresso. È merito suo e merito veramente della grande professionalità che il mister ha non solo dimostrato come calciatore ma anche come allenatore. Questo assolutamente, Roberto. Nel frattempo su Sena TV scorrono le immagini delle reti dei centrocampisti della Robur. Abbiamo visto le due segnate contro l'Arzachena, prima da Boulevardi e poi da Guerri. Questa è la rete che regalò i tre punti alla formazione di Mignani. Andrea, il campo poteva penalizzare dei giocatori molto tecnici come Guberti, anche rapidi come Neglia. Invece mi sembra che l'ex Perugia Guberti abbia inciso molto. Nelle occasioni create dalla Robur, Guberti è sempre presente. Guberti è il nostro top player, chiariamo questo concetto, cioè è un giocatore che pochi anni fa faceva la Champions League. Di conseguenza siamo di fronte a un prospetto di altissimo spessore tecnico e il grande giocatore gioca bene su qualsiasi superficie. Ora è chiaro, un rastrello così allagato crea grossi problemi e può creare grossi problemi a giocatori, diciamo, di struttura fisica un pochino più leggera. Ciò non di meno Neglia, che è tra quelli dei giocatori, quello meno dotato fisicamente, ha dimostrato grande disponibilità perché ha corso come un disperato, ha allungato la squadra in maniera significativa. Purtroppo manca il gol e necessariamente ci manca quei gol di Neglia che ci potrebbero dare quella maggiore tranquillità in certe partite. Passiamo nuovamente ai messaggi. Lucrezia. Nonostante il campo molto pesante, un avversario che ci ha picchiato dal primo al 90° minuto, un gol annullato molto dubbio, abbiamo visto delle cose da categoria superiore. Il gol di Vassallo è tanta roba. Concordano gli ospiti? Grazie Stefano. Allora, ci rivediamo il gol di Vassallo con la nostra regia. Una pelle, tra l'altro è molto simile anche alla rete segnata contro il Pontedera. Vedete, questo è il gol di Vassallo, naturalmente nasce qui da un'azione diversa a livello personale con questo destro a giro. Passiamo poi alla rete siglata nella giornata di ieri, scusatemi, di sabato contro il Prato, sempre da Vassallo, eccola qua. Facciamolo commentare a Roberto Rose. Ma devo dire che è stato un gol veramente da antologia, come dicevo, bellissimo. Simili, comunque. Il colpo di tacco di Marotta è da applausi infiniti. E poi Vassallo, cioè il gol se l'è dovuto anche un po' costruire, perché aveva l'uomo, l'ha dovuto scartare, ha fatto la finta e ha tirato nell'angolino. Il portiere c'era, però evidentemente non ce l'ha fatta, è venuto fuori veramente una cosa pregevole. Un grande gol. Che la squadra si meritava per tutto quello che aveva costruito. Questo, scusa Roberto, è il gol annullato a Marotta, l'abbiamo visto. Ecco, bisognerebbe però. Abbiamo anche il ferno immagine. Noi siamo avanti, Roberto. Aspettiamo che la regia sia pronta. Questa anche è l'azione, vedete, il gol di Marotta che viene annullato dal primo assistente. Questo è il ferno immagine. La telecamera non è in linea, quindi non si vede bene. Cosa dite? Visto così sembrerebbe questo è quando parte il passaggio fuori gioco, visto così guardando sembrerebbe ombre, fuori gioco, le ombre. No, ma io guardo anche il colpo che è un po' in avanti di Marotta, però devo essere sincero, siccome io ho seguito la partita proprio in questa proiezione, lì per lì non mi è sembrato fuori gioco, però vedendo queste immagini purtroppo rimane nascosto un altro giocatore, Martinelli, questo è Marzorati, che siamo sicuri che il fermo immagine sì al momento esatto in cui piede sì, quando il piede tocca la palla, abbiamo isolato fotogramma per fotogramma, però non vediamo chi c'è sulla destra. Ecco, sì, infatti, torniamo all'azione in movimento, perché c'è un giocatore qua sulla destra, c'è un giocatore del Prato che potrebbe in qualche maniera aver tenuto un gioco Marotta. No, c'è un altro. Sì,
difensore. Se la regia ci prepara, ecco, c'è il numero 5 che parlavo prima, Martinelli. Che sembra faccia addirittura un movimento di rientro. Purtroppo però nel fermo immagine non compare perché la telecamera non era allineata. Ora lo stiamo rivedendo per l'ultima volta, vedete il momento del tocco. Andiamo pure avanti con le immagini, chiedo alla regia di passare oltre perché dobbiamo vedere visto così Martinelli. Poi diamo la parola a Roberto Benincasa che ci fa da cassazione. Vedete Martinelli compare in un secondo momento, sembra che faccia un passo indietro. Roberto Benincasa. Il concetto è questo, che guardate un attimino, Marotta segna, guardate il giocatore del Prato, nessuno si lamenta. È vero. Quindi non c'era neppure il sentore che Marotta si fosse trovato quindi in posizione penso di regolare. L'uno o l'altro tenevano il gioco. Marotta era tenuto un gioco da qualche tempo. Il guardialine questi errori l'ha già fatti in questa partita almeno tre. La sensazione è che fosse un gol valido, però... E poi, non disponendo della tecnologia del VAR, in Serie C la regola dovrebbe essere nel dubbio, al limite... Il dubbio non si, la bandierina non va fatta salire. Momento della pubblicità, prima parte di Calcio Spettacolo che finisce, naturalmente torneremo insieme perché dobbiamo parlare del campionato, del prossimo avversario il Cuneo, ancora leggere i messaggi, il punto tattico di Marco Maffei, state con noi, pubblicità. Nuovi in onda ancora con Calcio Spettacolo, tanti argomenti, il mondo Robur domani sarà tutto attenzionato sulla partita contro il Cuneo dello stadio Fratelli Paschiero, ne parleremo ancora del campionato, della partita contro il Prato, perciò sempre con gli spunti da casa rimanete in nostra compagnia. Lucrezia, con i messaggi. La Robur è alla ricerca di un portiere affidabile, si potrebbe profilare lo scambio di Annarilli Pane oppure Contini Pane, sarebbe un bel passo avanti. Questa è l'opinione del nostro ascoltatore, abbiamo un altro messaggio. Buonasera, quante sono vere secondo voi le voci di mercato su Marotta ed eventualmente quante possibilità ci sono che se ne vada a gennaio? Grazie e tanti auguri a tutti da Filippo. Filippo, partiamo da quest'ultimo messaggio che pone in dubbio la permanenza di Alessandro Marotta, il capocannoniere bianconero, 6 gol all'attivo per Marotta, una voce di mercato ha accostato sia Marotta che D'Ambrosio all'Alessandria, il direttore dell'area tecnica che ha preso recentemente il patentino da DS Davide Vaira ha affermato al quotidiano La Nazione come Marotta non si ceda. Roberto. Chi avrebbe creduto con Guberti nel Siena? Nessuno fin tanto non si è materializzato, quindi bisogna aspettare i giorni fatidici di mercato per renderci conto quali sono poi le strade che portano giocatori oppure giocatori che se ne vanno. Bisogna aspettare un attimino, vedo dall'atteggiamento di certi giocatori, D'Ambrosio come Marotta, un attaccamento a questa squadra non indifferente e penso sia difficile anche emotivamente che una persona possa cambiare casacca e rimanere ancorato emotivamente a questo stato di forma. Anche perché Andrea, non è che Marotta andrebbe a migliorare la sua classifica, l'Alessandria nonostante stia risalendo è ancora impelagata nelle zone basse, no? No, io potrei anche cominciare a tremare all'idea se fosse la Serie B che lo ricerca, una Serie B di metà classifica che va a cercare Marotta, beh allora comincia la situazione a avere qualche problema, ma l'Alessandria con tutto il rispetto che posso avere per l'Alessandria, ma insomma non credo che sia una squadra con un grandissimo appeal in questo momento. Roberto, ci chiedevano anche del portiere di Pane, è un problema per il Siena questo giocatore? Allora, dunque, non vorrei che si usassero terminologie penalizzanti per un appartenente al gruppo, perché in questo preciso momento il gruppo va salvaguardato, il gruppo sta facendo bene, poi su Pane dobbiamo dire la verità. Io credo che sabato scorso abbia salvato un po' il risultato, perché quella punizione non era velenosa, era velenosissima. Quella di Diurne, sì, l'abbiamo anche vista perché nel il film. Pallone ha preso una traiettoria con tutte le condizioni poi ambientali che c'erano, non era facile fare quell'intervento, guardate, quella era una punizione veramente molto ma molto pericolosa. Ha risposto presente. Con un pallone zuppo d'acqua e liscio e con appunto con tutta la situazione in essere, quindi io non lo so, il portiere è sempre stato oggetto di critiche, però io salvaguarderei il gruppo perché questo gruppo sta facendo bene, è coeso, è unito, Mignani e Bergassola stanno facendo davvero un lavoro fantastico, io credo che ci sia uno spogliatoio
dove c'è un feeling e dove si viva veramente bene. Quindi mi tranquillizzerei su questo fronte. Quindi anche fronte. Sul mercato meglio non toccare troppo. No, sul mercato avrei da dire una cosettina. Perché, ne hai facoltà. Allora, prego. Numeri alla mano, e te sai, io mi porto sempre perché la memoria non mi assiste. Allora, vedi, noi siamo sicuramente tra le elette, diciamo così, la squadra che ha segnato meno. È anche vero che se ne è prese poche. Siamo la terza miglior difesa del girone, però a dire la verità non siamo tra i migliori attacchi, anzi ce ne sono molte squadre che oltretutto ci seguono, sono in classifica, in esatto, che sono molto più prolifiche. Allora, se la Presidente Durio vuole veramente fare un regalino di Natale a tutto l'ambiente, deve comprare un'altra punta con 10 gol nel piede. E allora quindi l'investimento sarebbe cospicuo. L'investimento sarebbe così. Poi su Marotta che se ne va per andare ad Alessandria, scusatemi, non ci voglio credere, non ci posso credere, perché se l'Alessandria, come ha detto giustamente Andrea, ogni tanto anche lui dice qualche cosa di sensato. Ti ringrazio, non posso. Siete entrambi oltre che tifosi del Siena anche Ocaioli, quindi non potete... Mi sono permesso proprio, quindi la sintonia dovrebbe essere piena. Scusatemi, ma dove va Marotta? Ad Alessandria? Ma a fare che cosa? Scusatemi tanto. A questa cosa non ci credo, anche perché giustamente Roberto lo ricordava, sta dimostrando di avere un attaccamento alla maglia, all'ambiente, a questa città, con l'atteggiamento e con la forma che comunque è esplosiva, quella di domenica, quella di sabato. Vassallo e Marotta hanno veramente meritato il massimo dei voti, a mio modo di vedere. Marotta avrebbe potuto andarsi tranquillamente a metà dello scorso campionato quando lo chiamò il Parma, anche quest'estate. Esatto, Roberto, esatto. Benincasa. Sì, una considerazione nel questa linguaggio tecnico delle partite. Noi abbiamo una difesa che si è assestata, abbiamo un D'Ambrosio in crescita, fortunatamente, e devo dire a merito suo che ha creduto nel ruolo che è stato dato, eccetera eccetera, un centrocampo che sta macinando gioco in quantità, ma abbiamo nelle punte un linguaggio di categoria superiore. Se vogliamo mettere qualcosa o qualcuno, va inserito prima di tutto in un contesto, come ha detto bene Rosa, di linguaggio del gruppo, però anche una persona, che un giocatore che parli e capisca che si può giocare in questa squadra conoscendo un linguaggio di alto livello per la Serie C. Quindi ci vuole bisogna fare una scelta più attenta. Non è così facile trovare uno sia disponibile a entrare in un gruppo. Il gruppo non deve essere deve assolutamente risentirne, avere contraccolpi e soprattutto avere un linguaggio tecnico di alto livello. L'omeostasi di questa squadra. Esatto. Lucrezia con un messaggio. Stasera gli ospiti mi garbano, quindi mi permetto di rivolgere a tutti questa mia riflessione. Scusa, è una donna, spero. No, peccato. No. Mi dispiace. Sei rimasto deluso. In vista del mercato, secondo me, o si compra un paio di elementi di qualità per provare a vincerle tutte, o si rimane così ed andiamo a giocare playoff. Io sono per la prima ipotesi. Dobbiamo provarci, perché credo che il Livorno ha un'età anagrafica più alta ed avrà un in primavera. Spero che la società opti per la prima ipotesi. Davide. Non so se c'è altra posta, Lucrezia, se no andiamo avanti. Sì. Secondo me, per tenere testa al Livorno ci serve un giocatore alla Rosina. Anzi, signora Durio, un consiglio. A gennaio provi a riportarlo in bianconero, sarebbe fantastico. Poi vendiamo Campagnacci e prendiamo un attaccante da almeno 10 gol. Forte della Spezia sarebbe ideale. Poi ci divertiremo davvero. Gianluca. Non so quanto sia possibile convincere Rosina a scendere di categoria, perché dalla Serie B alla Serie C l'ex fantasista dell'AC Siena non credo che abbia così voglia di fare questo gradino all'indietro. Ci sarebbe anche alla Salernitana, non moltissimo, però ci sarebbe anche da accollarsi uno stipendio abbastanza elevato, così come forte dello Spezia. Chiudiamo però sulla partita contro il Prato, voglio dare spazio anche a Marco Maffei, tattica a tavolino, poi torniamo in studio discutendo ancora di calcio mercato. Marco Maffei, la tattica.
Il Siena vince la partita in casa con il Prato sotto un diluvio che ha caratterizzato questa partita, campo molto pesante. Il Prato è venuto a Siena con il classico 4-3-3, con un mediano e due mezzali a formare il centrocampo oltre alla linea dei quattro difensori. La punta e le due ali a formare il tridente, diciamo così, di attacco. Il Siena ha risposto con i consueti quattro difensori, il mediano davanti alla difesa, Gerli ormai un classico, Guberti che è messo dietro alle due punte, Vassallo e Cristiani, e due punte di movimento da spazio come Marotta e Neglia. La differenza, allora, tatticamente praticamente il Siena è riuscito a conquistare abbastanza bene il centrocampo e per motivi tecnici ha dimostrato di essere tecnicamente decisamente superiore rispetto ai Lanieri, e per motivi anche un po' tattici, perché i quattro centrocampisti contro il Re riuscivano sempre ad avere la possibilità di un uomo libero, fra virgolette. Iapichino ha dato una grande mano a centrocampo, buone le coperture, specie dei due centrali, anche Rondanini è venuto spesso a stringere, ma Iapichino ha fatto dei buoni duetti sia con Vassallo che con Guberti, che spesso veniva a spostarsi sulla zona sinistra, un po' il filone di tutto il campionato. L'ala destra del Prato non è riuscita a coprire le incursioni dell'esterno bianconero, e nella zona sinistra il Siena ha avuto le più grandi occasioni, fra le altre anche il gol venuto proprio da Vassallo. Una nota di merito da dare proprio a Vassallo, che ha fatto veramente una grande prova. Al di là della rete, comunque è l'ennesima partita positiva che il bianconero gioca in questo campionato. Riesce a dare equilibrio, riesce a fare delle incursioni interessanti, e questo è veramente un buon giocatore, ha fatto veramente un buon campionato. Il Siena è riuscito ad avere per tutta la partita un equilibrio importante in campo. I quattro centrocampisti e i quattro difensori non hanno praticamente mai lasciato al Prato lo spazio per andare verso la porta di pane. Solo su un calcio piazzato c'è stato l'unico pericolo corso dalla porta bianconera. Questo vuol dire che l'1-0 è un risultato che sicuramente il Siena in un campo diverso, in un campo asciutto, poteva incrementare, poteva essere anche più rotondo come risultato, però queste partite è importante vincerle, è importante portare a casa 3 punti, se poi con un buon gioco come ha fatto il Siena, ancora meglio. Siamo tornati in studio, come vedete ci hanno colto un po' di sorpresa, perché fuori onda e qua si continua a dibattere. Ora ci cacciano tutti via. Allora, voglio ripartire da Roberto Rosa. Il nostro ascoltatore prima faceva dei nomi, al di là di Rosina, Forte dello Spezia, però sono nomi altisonanti. Non so se la proprietà vorrà inserire il pezzo da 90 nel mercato di riparazione della finestra invernale, anche perché ho sentito dichiarazioni da parte dei dirigenti. Faremo un mercato oculato, che poi oculato può voler dire molte cose, ma forse vuol dire anche sistemare i giocatori che adesso hanno un po' di mal di pancia perché giocano poco, perché non hanno trovato i giusti spazi, eccetera, e quindi, ma non lo so, ritengo però che se dovesse presentarsi l'occasione giusta, la Duri non si tira indietro. Ho questa sensazione, la mia è una sensazione. Comunque, un attaccante, Roberto, per completare e reintegrare questo organo. Anche perché, e questo diciamolo, è trasparente, è visibile, è palpabile, il feeling che si è instaurato tra la dirigenza, in questo caso tra il numero uno, Anna Durio, e la tifoseria, e l'ambiente, la città, è ottimale, no? E quindi credo che se... Nulla a che vedere con l'anno passato. Mamma mia, nulla. Allora, dell'anno passato scordiamoci quasi tutto. La difesa, per esempio, scordiamocela, è imbarazzante, mentre invece quest'anno noi abbiamo... Sì, ancora abbiamo solida, gli incubi notturni di Stankevicius. No, ma non solo, abbiamo gli incubi del fatto di vedere una squadra in campo, le palpitazioni, al Benincasa gli vengono le palpitazioni, no, ma soprattutto di vedere in campo una squadra che non aveva né
capo né coda, dai. E invece qui però pronti via e vedi subito. Con un allenatore diverso e azzeccato, anche i giocatori stessi hanno dimostrato di valere molto di più rispetto a quello che esprimevano l'anno scorso con tecnici, se non me ne vogliano, con l'Elia Scazzola un po' ripescati dalla piena. Insomma. È anche una squadra che ha un tasso tecnico di livello superiore, questo. Sì, però diciamo, una decina di giocatori sono rimasti. Hanno stato raccattati, tutto sommato, diciamo così. Hanno salito in campo essenzialmente i vecchi. I vecchi non hanno girato, comunque ce la siamo lasciate alle spalle. Roberto Losa, c'è un messaggio che ti riguarda, ce lo legge Lucrezia. Lucrezia. Sì, non è molto tenero. Non è molto bello, però lo leggo. Almeno puoi replicare. Siamo pronti a tutto. Allora. Purtroppo il Rosa non è un grosso intenditore di calcio, diciamo che se ne intende più di basket. Purtroppo dire che Pane ha salvato il risultato è a dir poco fantasioso. Se avesse preso un altro gol su tiro potente ma centrale sarebbe stato crocifisso. Date retta, Pane è un problema e non piccolo ma grosso grosso, Luca. Diritto di replica a Roberto Rosa. Vabbè, sai, quelli che dicono quello di calcio se ne intende, quello non se ne intende, eccetera, lasciano un po' il tempo che trovano. Io sono dell'avviso che Pane ha fatto un intervento molto difficile, in quella circostanza ha salvato il risultato, perché era una parata, lo dicevamo anche a microfoni spenti, non facile, il pallone ha preso una traiettoria quasi impossibile, Pane era piazzato bene, ha avuto l'istinto per ribattere quel violento tiro, oltretutto le condizioni atmosferiche. Magari lo stile della parata non era perfetto. Se prendeva gol era un infame, dal momento che non l'ha preso e l'ha respinto, cioè voglio dire, diamogli un voto positivo anche a lui. Poi se è da cambiare, non da cambiare, io non credo che il problema. Allora, io presidente, tra scegliere un portiere più bravo o un attaccante che mi segni 10-12 gol, non avrei dubbi, compro l'attaccante che mi segna 10-12 gol e mi tengo un portiere come Pane. Tra l'altro, okay? E non mi intendo di calcio. Però Roberto, sei per il nostro ascoltatore una persona poliedrica, perché non solo calcio e basket, è cultura, perché naturalmente su Siena TV curi una trasmissione, Siena e i suoi tesori, ne parleremo sul finale di questa puntata, e poi canti anche Roberto, quindi stasera non ti puoi esimere, siamo sotto Natale. Si invecchia e si canta bene. Sulle punte però. No, dai, rimaniamo. Volevo dare spazio anche a Filippo Tozzi, che ci fa il consueto consuntivo della giornata, l'ultima di andata del campionato di Serie C, il girone A. Filippo Tozzi, poi torniamo in studio. La 19ª giornata di Serie C vive il suo clou proprio nel posticipo tra Livorno e Piacenza. Orfana di vantaggiato, la capolista non va oltre il 2-2 contro i ragazzi di Franzini in una partita decisamente non adatta ai deboli di cuore, ma Sciangelo porta in vantaggio i biancorossi prima delle due perle di Maiorino che ribaltano il risultato. Successivamente rigore di Corazza e all'85esimo l'episodio chiave della partita. Fumagalli respinge il rigore del neoentrato Murillo e soprattutto respinge anche la ribattuta dell'attaccante Labronico, trasformando di fatto il Piacenza nella seconda squadra stagionale in grado di portare via un punto dall'Armando Picchi, rimanendo invece nella parte alta della classifica. La Viterbese suda 7 camicie per non uscire con le ossa rotte dal Mannucci di Pontedera. I ragazzi di Maraia vanno in vantaggio al 32esimo con Grassi e i laziali devono attendere il primo gol di Kevin Mendes in stagione, soprattutto il 91esimo minuto, per evitare il KO. Vince anche l'Olbia che, grazie alla sua coppia gol, Daniele Ragazzu ed Ogunseye, a ragione del Monza, i biancorossi tentano di accorciare le distanze dal dischetto con Derrico, ma è troppo poco, è troppo tardi per agguantare il pari. Pioggia di gol invece allo stadio comunale di Gorgonzola tra Gian Erminio ed Arzachena. I ragazzi di Albè si portano al comando grazie alla doppietta di Chiarello e sul 2-0 si verifica la reazione sarda con Sanna e Matteo Vano prima del gol da 3 punti di Perna, che stende definitivamente l'Arzachena. Non rischia invece la Pistoiese, che contro il Gavorrano si porta immediatamente al comando per 3-0 senza appello nel punteggio grazie a una prestazione extra super lusso da parte di Brioni, autore di una tripletta. Con il risultato al sicuro, il Gavorrano replica al 60esimo con Brega, ma è troppo tardi per sperare di portare via punti dal Melani.
pareggio invece firmato dai due cannonieri simbolo tra Arezzo e Carrarese. Tavano dagli 11 metri firma il 12° gol stagionale ed indirizza i 3 punti verso Carrara, ma al 92° Moscardelli cambia idea e firma il pareggio. Seconda vittoria consecutiva e terza nelle ultime 4 giornate invece per il Pro Piacenza contro la Lucchese, decide Danilo Alessandro sul rigore. Infine, terza vittoria per l'Alessandria che ufficialmente lancia la sua rincorsa al miglior piazzamento playoff disponibile dopo il disastroso avvio di stagione. Sul campo di Cuneo decidono Nicco e Rossini. Per il punto su questa 19ª giornata di Serie C è tutto. Un saluto da parte di Filippo Tozzi. Siamo tornati in studio dopo il rapporto che vi ho fatto prima. Mi sembra che adesso, insomma, la situazione fuori onda si sia tranquillizzata. Prima della pausa, grazie alla regia, vorrei rivedere rapidamente la classifica che Lucrezia ha letto in precedenza. Il ragionamento si è fatto fuori onda. Guarda, lo faremo nella terza parte, Roberto, perché il tempo è tiranno e poi dopo avremo altri 20 minuti scarsi per trattare l'argomento. Roberto Benincasa, rimango su di te. Notiamo un Livorno che per la prima volta dopo 3 successi di fila frena, pareggiando 2-2 in casa contro il Piacenza. L'abbiamo detto, Pisa non approfitta di questo periodo di stop forzato del Siena, 1 punto in 2 gare, ha perso in casa con l'Arezzo, prima pareggiata a Pontedera. Questa classifica vede però una Pistoiese risalire, ha perso solo 4 gare, anche la Viterbese sta facendo un gran campionato, insomma in cima nelle posizioni playoff ancora è tutto da definire. Ma ci sono squadre strutturate e devo dire, per esempio, l'Alessandria, che fino a 2 domeniche fa era in penultima classifica, ha anellato 3 vittorie consecutive con il nuovo allenatore Marcolini, e già si inserisce in un contesto da playoff. Quindi, diciamo, bisogna essere attenti e aspettare. La Lucchese stessa, se non avesse fatto l'ultimo passo falso in casa, sarebbe arrivata a 26 punti, al pari della Pistoiese. La Gian Ermina, abbiamo visto la solidità della squadra, e la Viterbese stessa, l'Arezzo, che ha perso 1-0 a Siena, dimostrando di essere una squadra molto solida. Quindi vogliamo, bisogna essere attenti. Il Pisa perché è a 11 punti da Livorno? Perché il Pisa è una squadra e ha pure battuto il Livorno. Esatto, formata interamente quest'anno, va bene? Si è trovata a dover vincere il campionato in tutti i modi. Si è trovata così, quando parti al rallentatore e c'è qualcuno che parte via come il Livorno e va avanti di 11 punti, ci può essere anche una situazione psicologica che ti penalizza. Il Pisa è un'ottima squadra nei singoli elementi, c'è da dimostrarsi come squadra in sé. Poi chiaramente ci sono quelle che sono considerate le sorprese. Noi penso siamo tutto sommato una sorpresa, perché noi ci accontentavamo di che il Siena facesse un buon campionato, diciamo più in vista di quello sciagurato dell'anno scorso, ma che noi si fosse qui in secondo in classifica con 2 partite a recuperare e avendo davanti soltanto Livorno, in pochi l'avremmo creduto. Siamo qui e ce lo stiamo godendo. Dobbiamo andare in pausa, pubblicità, poi l'ultima parte di Calcio Spettacolo. Parleremo del prossimo impegno domani 14:30, Cuneo Burziena. State con noi. Ultima parte di Calcio Spettacolo, prima di parlare del prossimo avversario del Cuneo, il recupero dello stadio Fratelli Paschieri dove la Roma Urziena sarà chiamata a dare continuità ai risultati, Roberto Benincasa, volevi chiusare sul calciomercato. Sì, volevo dire una cosa, la scelta della società può andare verso alcuni giocatori anziché altri, però c'è anche da dire che in questo momento La piazza Siena, piazza Robur, per quanto riguarda la rappresentatività della propria dirigenza, è una piazza ambita perché riconosciuta a questo punto a livello professionistico come una piazza seria, dove i pagamenti promessi vengono dati, dove i pagamenti all'opportuna data vengono trasmessi. Quindi non è facile trovare in un momento di crisi, specialmente in questo calcio di Serie C, piazze così importanti a livello economico. Quindi anche se un giocatore ha giocato anche in Serie B, vedendosi offrire cose opportune alla sua categoria o al suo livello in categorie più basse, può trovare decisamente uno spazio e le ragioni per cui potrebbero venire da noi. Quindi è una cosa che non va trascurata questa vita. C'è un messaggio.
Il Livorno è costruito per vincere, non gli manca niente. Secondo me nella Serie B di quest'anno lotterebbe per salire in A. Secondo me l'unico limite potrebbe essere Sottili, mi sembra troppo emotivo, in ogni modo sono una corazzata. Luca. L'opinione di Luca. Voglio andare da Roberto Rosa perché coinvolgo anche la regia. Volevo mostrare a lui e ai nostri ascoltatori la grafica sul regolamento playoff. Ne parlavamo anche a microfoni spenti. Vediamoci la griglia che verrà stilata alla fine del campionato per quanto riguarda la post-season, come si dice anche nel basket. Certo, te la leggo io comunque. Nella prima fase di gironi si affronterà la quinta squadra classificata contro la decima, la sesta contro la nona e la settima contro l'ottava. Nella seconda fase, riguardante sempre il singolo girone dei tre, usciranno naturalmente tre squadre vincitrici da questo scontro, cui si aggiungerà la quarta classificata di ogni girone. Questa è la fase per il girone, girone A, girone B e girone C. Quindi usciranno vincitrici da questi scontri sei squadre, due per girone, più le terze classificate che entreranno in gioco, più la vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro. Queste sono gare di andata e ritorno alla fase nazionale, quindi due squadre per girone più le tre terze, una per ogni girone, e la vincitrice della Coppa Italia. Seconda fase nazionale, naturalmente le cinque che vincono questi scontri, perché si tratta di 10 squadre, entrano in gioco le tre seconde classificate, anche qua match di andata e ritorno, fino ad arrivare alle semifinali, andata e ritorno, e alla finale. Questo per dire cosa, Roberto? Che il secondo posto ti consente di entrare addirittura alla quarta fase, la quarta partita. Solo 5 partite. Esatto. No, sarebbe molto importante, infatti io prima nel mio intervento precedente ho detto che comunque anche la seconda piazza è una piazza da tenere ben stretta, perché comunque poi ti hai un buon vantaggio. Certamente, anche se queste fasi ovviamente dureranno, no? Avranno una durata temporale, non giocare è un'arma a doppio taglio, c'è insomma, il rischio di vedere un attimo una caduta, ecco, anche di tenuta anche psicologica a livello agonistico e anche a livello agonistico. Però comunque sapranno i tecnici sopperire a questo. Pensiamo ad affrontare questo giro di ritorno, di giocarci innanzitutto questi due recuperi che potrebbero trasformare il volto ad una classifica che adesso sì ci vede distanziati dal Livorno, ma che potrebbe veramente accorciarsi. Quindi dice tutte. Sì, no, ora tutte no, ma riguardiamo la classifica. Un altro aspetto che non deve essere sottolineato: quando si arriva alla fine dei playoff, le partite sono tre partite a settimana. Se te non hai una squadra con una rosa strutturata e fai i playoff dall'inizio, progressivamente facendo fatica. Ho chiesto di riproporre la classifica perché volevo chiedere a Andrea Sordi sul prossimo avversario, il Cuneo. Vediamo relegati piemontesi nella parte bassa, bassissima di questa graduatoria. Prevede Gavorrano e appunto Cuneo a 13, Prato a 11. Ricordiamo che quest'anno il regolamento prevede la retrocessione diretta dell'ultima squadra e poi, scusatevi, la mancanza della retrocessione diretta dell'ultima squadra, perché le ultime quattro fanno i play-out, quindi quart'ultima contro ultima e terz'ultima contro penultima, quindi Pro Piacenza, Gavorrano, Cuneo e Prato in questo momento. Cuneo, prossimo avversario del Siena, sembra avere un valore modesto, c'è anche una spaccatura fra le ultime tre, certo. E il Pro Piacenza, l'Alessandria, il Pontedera e l'Arzachena. Allora, prima di tutto il Cuneo si è caratterizzato per un andamento ondivago all'inizio, sembrava una squadra che fosse in grado di fare risultati, poi dopo si è progressivamente spenta. Il problema forse nasce dal fatto che è stata riproposta quasi interamente la squadra che ha vinto il campionato di Serie D. Per larga parte sì. E conseguentemente c'ha un gap tecnico non indifferente nei confronti di un campionato in cui, nonostante quello che si possa pensare, mi sembra che la caratura tecnica delle squadre sia mediamente alta. Di conseguenza è chiaro che il Cuneo parte fortemente svantaggiato. Ora, dire questo, che noi domani andiamo a Cuneo e facciamo una passeggiata, mi sembra veramente eccessivo. Credo che sia una di quelle partite che una squadra come Siena deve vincere, punto e basta. Usando anche qualche cosa, Roberto Rosa, visto che sei un amante dei numeri, ti volevo dire, il Cuneo non ha mai vinto in casa in questo campionato, due pareggi e sei sconfitte, ha il peggior attacco di tutta la Serie C, di tutti i tre gironi, 10 gol segnati, solo due in casa per l'appunto, viene da 4
4 sconfitte consecutive con Tarezzo, Viterbese, Monza, Alessandria e non segna da 369 minuti. Bel record. No, allora troviamo sicuramente una squadra in dismissione, una squadra in difficoltà che ha un tasso tecnico sicuramente inferiore al nostro. Stavo dicendo che potremmo anche pensare a una partita sicuramente improntata all'attacco per vedere di portare via 3 punti, insomma, che darebbero ancora più vigore, no? E più consistenza alla nostra rincorsa nei confronti del Livorno, proprio perché il Cuneo non ha una capacità, una potenzialità offensiva rilevante. Ci si potrebbe anche ipotizzare a un centrocampo più sbilanciato in avanti che possa in qualche maniera quindi costruire e dare modo a chi è davanti di finalizzare poi le giocate. Quindi io credo, voglio essere sicuramente ottimista nei confronti di questo recupero che si giocherà domani pomeriggio. Non sappiamo le condizioni del campo, sicuramente non saranno delle migliori, perché con tutte le precipitazioni nevose che hanno avuto, la neve è ancora ai bordi del campo, visto le immagini della gara contro l'Alessandria, allentato, però abbiamo dato ampia dimostrazione sabato che questa squadra da un punto di vista tecnico si può esprimere benissimo anche su dei campi molto allentati. Dunque la partita di domani presenta un'insidia. Ed è questa: noi normalmente continuiamo a fare il nostro gioco in casa o fuori, è quella la nostra strategia. Gli altri, quando ci aspettano, per noi diventa più problematico, troviamo dei varchi più chiusi. È vero che le differenze sono 20 punti fra noi e loro e dovrebbero essere dimostrabili in campo, ma tutte le partite che il Siena ha fatto, tutte le partite sono state giocate fino all'ultimo momento con il risultato in bilico. Quindi bisogna essere molto presenti a chi, come siamo, che cosa facciamo e cosa andiamo a proporre. Quindi noi non abbiamo perso in casa, abbiamo beccato 3 gol dal Pontedera, anche il Pontedera non è in attacco. Fino a quel momento eravamo segnati 3 proprio in trasferta. No, non è che fu la terza di 3 giornate in casa dove il Siena ha cercato di dimostrare al mondo che era in grado di fare qualsiasi tipo di gioco. Non è così, il Siena è ritornato nell'umiltà e così ha rifatto il risultato. Quindi noi dobbiamo andare lì umili e vedere di trovare i varchi giusti senza cercare di subire quello che talvolta si subisce per casualità. Vediamo perché la sfida contro il Cuneo fu rimandata 2 settimane fa. La neve naturalmente era caduta copiosa sullo stadio Fratelli Paschiero, la situazione era questa all'esterno dell'impianto della località piemontese e quindi naturalmente la squadra neppure partì, vedete, una vera e propria bufera per la città di Cuneo. Queste le immagini all'esterno dell'impianto e qui proprio il campo, un manto completamente circondata da montagne dove deve nevicare. Sentiamo come Michele Mignani ha commentato alla vigilia della sfida contro il Cuneo ciò che attende domani i bianconeri contro la squadra terz'ultima in classifica. La conferenza stampa pre-gara di Mignani e poi torniamo in studio. Mister Michele Mignani, siamo alla vigilia della sfida contro il Cuneo. Innanzitutto, che partita ci dobbiamo aspettare? Che partita si aspetta, Mister Mignani? Per noi diventa una partita infrasettimanale, quindi rispetto a loro abbiamo un giorno più di recupero, ma sarà una partita dura perché probabilmente le condizioni del campo non saranno ottimali e sicuramente il Cuneo ha tanto bisogno e tanta voglia di far punti per migliorare la sua classifica. Era una partita che bene o male era già stata preparata chiaramente prima del rinvio, però è cambiato qualcosa di sostanziale insomma in casa Cuneo, ovvero l'allenatore, quindi ci si aspetta un avversario tra virgolette diverso? Ma sicuramente la partita va ripreparata perché con l'allenatore nuovo qualcosina il Cuneo ha cambiato, sicuramente le motivazioni possono essere aumentate. Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, guardare noi stessi, senza adattarsi all'avversario e cercare di portare a casa qualcosa di importante. È un po' paradossale il fatto che ci siano stati 2 rinvii e adesso invece si giocano 3 partite così ravvicinate. Ecco, da questo punto di vista, dopo la sfida contro il Prato, cosa ti aspetti dalla squadra? Ma io credo che la squadra abbia dimostrato di star bene fisicamente, per cui sono convinto che possa reggere queste 2 partite ravvicinate.
mi aspetto nient'altro di quello che ho visto nelle ultime settimane, cioè l'attenzione e la voglia di avere la supremazia sull'avversario. Penso che ci possa essere la possibilità di far bene e sono convinto che non andremo a Cuneo a fare una passeggiata. Ti mancherà Vassallo per squalifica, tra l'altro insomma viene da questo bel gol contro il Prato, è un giocatore che sta dando molto a questa squadra, indipendentemente appunto dall'assenza poi di domani. Vassallo è in un buon momento, al di là del gol ha fatto una buona partita contro il Prato, però abbiamo tantissime soluzioni per sostituirlo, vorremmo sempre avere a disposizione l'intera rosa per poter scegliere, ma non c'è problema, ci adatteremo e sono convinto che chi giocherà a posto suo farà altrettanto bene. A parte l'assenza di Vassallo, la partita di domani si presta ad un possibile turnover? Sicuramente sarà sostituire Vassallo rispetto a domenica, poi abbiamo tutto il tempo per valutare le condizioni dei ragazzi e ragionare sulle tre partite in una settimana, però non credo ci saranno grossi stravolgimenti di formazione. Non stravolgerò la formazione, questo Michele Mignani ai microfoni del canale ufficiale YouTube della Rovurziena. Vediamola, una probabile formazione, un 11 che Mignani potrebbe far scendere in campo, il consueto 4-3-1-2, ce lo legge Lucrezia. In porta Pane, in difesa Rondanini, Sbraga, D'Ambrosio e Marus. Al centrocampo Boulevardi, Gerli e Cristiani, Guberti alle spalle di Marotta e Neglia. Allora Andrea, potrebbe essere arrivato, almeno ciò che si capta da ambienti interni del mondo Robur, il momento per Marus, quindi turno di riposo di Iapichino, spazio al classe 98 di scuola a Genova. Andrea, Marus, non l'abbiamo mai visto naturalmente, no, insieme a Crisanto. Io Marus l'ho visto alle Badesse, se vuol dire, ho visto giocare, ma sai... Che si è appena arrivato. Per chi non lo sapesse, ecco, questo è Amir Marus, prestito dal Genoa, terzino sinistro. Ragazzo di Savona, italo-egiziano. Ma io penso che sia una partita dove possa tranquillamente esordire, se ne parla molto bene. Leggevo ultimamente che il ragazzo è in forte crescita, guardiamo un po' che. Com'è, insomma, anche perché è un sinistro, quindi non c'hai Iapichino a sinistra, quindi necessariamente no, una scelta tecnica, che Iapichino non è disponibile. E invece Roberto Benincasa, torniamo sì, sulla formazione, vuoi dare sì. Anche una turnazione, logico, torniamo magari. Sulla formazione, sulla grafica, candidato Boulevardi a sostituire Vassallo. Sì, forse l'elemento Boulevardi aiuta ad avere più possibilità nel tiro da fuori, perché chiaramente laddove si sono più arroccate le difese, il tiro da fuori potrebbe essere un'alternativa alle penetrazioni consuete di Marotta e Neglia, quindi la vedo più equilibrata questa cosa. Per quanto riguarda Marus, come avete detto voi, gli è offerta una chance, questa chance ai giovani se la devono giocare fino in fondo, perché non sempre possono avere la seconda possibilità, e quando gli viene concessa devono sapere che il loro avvenire dipende molto da questa partita. Tra l'altro Roberto Rosa, il Siena in trasferta non scende in campo dall'8 novembre, vinse 2-1 contro la Pistoiese al Marcello Melani. Però la serie aperta in campo esterno è 5 vittorie consecutive, dopo due gare rinviate di fila lontana dal Franchi contro il Cuneo e il Piacenza, c'è attesa per vedere se la Robur si manterrà sui suoi standard appunto in trasferta. Sì, abbiamo fatto bene, quindi questa è questione anche di mentalità. 5 vittorie su 6 partite. Insomma, voglio dire, nessuna, un pareggio, nessuna sconfitta. Io ho molta... Punto molto su questo recupero, come ho detto prima, è di fondamentale importanza. Tornando un attimo su Marotta, quello che ha fatto vedere sabato, oltre al pregevole colpo di tacco che ha smarcato Vassallo, veramente un gol bellissimo, come abbiamo già avuto modo di definirlo, mi ha meravigliato la forma di questo giocatore, ma soprattutto la disponibilità a coprire qualsiasi punto del campo, perché lui si sacrifica ovunque. E questo è molto importante per la squadra, ma questo è un giocatore che per noi, non dico
vale un tesoro, ma è di fondamentale importanza. Su Marotta noi dovremo concentrarci, fare la partita ovviamente con lui e sbloccarla, come dicevamo, ecco, a microfono rispetti. La partita la farà la Robur, sì, cioè sì, ma Marotta dovrà essere cercato, intendevo dire questo. Poi alla fine, non potendo disporre di Vassallo là davanti, c'hai Marotta, va cercato e bisogna assolutamente che quanto prima si sblocchi questo risultato, perché come giustamente diceva Andrea Sordi mentre lo commentavamo a microfoni spenti, noi cerchiamo di sbloccarla subito, di andare in gol e poi di gestire, di controllare, capito? E quindi io credo che anche l'inserimento di questo giovane, se ci sarà questa scelta da parte dei tecnici, non la fanno sicuramente a caso, vuol dire che un certo valore lo ha dimostrato anche durante gli allenamenti e quindi potrebbe essere la sua opportunità. E poi un po' di riposo per Iapichino, non può che giovare, sì, in vista dell'impegno, certo, contro il Lucchese. Noi siamo in conclusione, abbiamo terminato per quanto riguarda calcio spettacolo di questa sera. Era l'ultima puntata del 2017, torneremo a farvi compagnia alla ripresa del campionato, quindi non andremo in onda il 26 dicembre per Santo Stefano, il 2 di gennaio, ci vedremo successivamente. Prima di chiudere, Roberto Rosa, Siena e i suoi tesori, sei al lavoro per regalarci altre perle? Allora, intanto speriamo che una perla ce la regali domani in Siena, senza tanti tesori, ma vabbè, Siena e i suoi tesori è una trasmissione che abbiamo ideato insieme al direttore Matteo Borsi, diciamo in questi ultimi mesi, abbiamo già prodotto quattro trasmissioni, l'ultima delle quali girata proprio in un posto particolare qui nei dintorni di Siena, Santa Maria Bulciano, che molti non conoscono ma che è un piccolo poggio che lo si può individuare anche sulla tangenziale che porta poi a Siena Sud. È una trasmissione che vuole andare a scovare delle gemme incastonate nel nostro territorio. Cerchiamo sempre di raccontare e di catturare con i nostri microfoni, ma soprattutto con le nostre telecamere, degli scorci, dei tesori veri e propri che Siena racchiude e che non sempre sono visibili. E allora vogliamo andare a scoprirli e raccontarli ai nostri telespettatori con vero piacere. Perfetto, attenderemo con ansia l'uscita della prossima puntata. Per quanto riguarda questa puntata non abbiamo finito, ringrazio in regia Franz Plantone e Diego Gasparoni, alla camera Daniele Bellavista, Mattia De Santis e Tommaso Bruni, gli ospiti Roberto Benincasa, ciao Roberto. Faccio gli auguri a tutti i tifosi del Siena e anche quelli che non sono del Siena per un felice anno nuovo. Andrea Sordi. Grazie dell'invito e mi piace augurare a tutta Siena e più sentite, come dire, auguri di buon Natale e buone feste. E naturalmente Roberto Rosa. Vabbè, auguri a tutti, a tutti quanti, agli sportivi e ai non sportivi, a tutta la città, a tutta la città che ne ha veramente bisogno. Naturalmente ogni martedì è stato Natale grazie alla presenza di Lucrezia Polidori. Ciao Giulio, io saluto i nostri ascoltatori, buone feste e tanti auguri. Con Calcio Spettacolo è tutto, ci vediamo nel 2018, la Robur rimane sempre su Siena TV con Piazza Robur, gli appuntamenti settimanali, linea al notiziario con la replica, buon proseguimento di serata a tutti.